Perché oggi parliamo di cibo! E non un cibo qualsiasi. La cosa che mi colpisce è che sono anche bellissimi da vedere. Ciao, sono Claudia di Spangle Italian Learn Italian e benvenuto, benvenuta in una nuova puntata di Due Chiacchiere con, un podcast di conversazioni naturali in italiano, dove parliamo dell'Italia, della cultura italiana e non solo. In questa puntata la nostra ospite è Claudia, lei è una accompagnatrice turistica che abita e lavora a Roma e ci parla del cibo romano. Piatti salati, piatti dolci, ci racconta un po' di storie, insomma, è una bella chiacchierata. Voglio ringraziare i miei 1340 iscritti, grazie, veramente il vostro sostegno aiuta molto a crescere il canale. Ti invito anche a iscriverti alla mia newsletter Tirami Su se ti piacciono le cose belle. Adesso andiamo alle due chiacchiere con Claudia. Sei pronto? Iniziamo! Claudia, come stai? Più Tutto ok, più o meno. Tu come o stai? meno. Tutto bene, anche se qua è arrivato da un momento all'altro l'inverno. A Sì. Roma è uguale? No, 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 io vado direttamente in spiaggia, guarda. Tutti i giorni in salto in spiaggia devo per forza andare. No, semplicemente mi sono trovata un giorno, detta motivi di lavoro a mettere completo, quindi classico pantalone. Grazie a Dio, scarpa comoda. Per scrupolo ho detto: mettiamo una calza velata. Dovevo mettere una t-shirt anziché la camicia e comunque la giacca. Beh, non so per quale assurdo motivo, quel giorno ho deciso di indossare manica lunga. Leggera, ma manica lunga. Sono uscita alle 8. C'è stato il diluvio universale, letteralmente universale. Noi diciamo bombe d'acqua, perché erano veramente bombe d'acqua, non era una cosa costante, erano proprio bombe secchi, secchi rovesciati dalle finestre Sì, d'acqua praticamente. me ricordo queste bombe d'acqua a Roma. E il freddo. Quindi, se il giorno prima eravamo sereni, mezze maniche, baciati dal sole, no, avevamo No. direttamente i pinguini che passavano per strada e ci salutavano. Questo. Noi abbiamo la neve in montagna, Ah, cioè ok. adesso siamo al 20, al 18 di settembre c'è stata la nevicata e adesso è Sì, tutto ma tu la puoi innevato. vedere e ammirare da fuori, da dentro Sì. casa. Io non ammiro, io subisco e basta. Tu Non subisci, è già a ho, Roma. non trovo la gioia. Sì, la gioia di non morire di caldo, ma passare dalla sauna alla Sì. criogenesi non è che mi piaccia così tanto, che preferirei No. scegliere i trattamenti e non Eh averli sì. imposti. Me li faccio andare bene lo stesso, però. E Sì. quindi mi sono organizzata questa volta, mi sono proprio attrezzata per vestirmi a cipolla, perché in questi casi la cipolla è fondamentale. Semplicemente è un vestirsi a strati. Quindi si parte, non lo so, dalla canottiera, dalla t-shirt o con sopra magari un maglioncino e poi via dicendo. Quindi diciamo che è valido per quelle stagioni, diciamo di mezzo, quindi una primavera, un autunno, ma ultimamente praticamente è un must. Sicuro Sì. non in estate piena, ma Nelle mezze nelle stagioni. mezze stagioni, ma anche l'inverno in alcuni Sì. casi è fondamentale. Almeno io la vedo così. Poi mi sono affezionata alla maglia termica, di conseguenza io sono tranquilla. Se lavoro in un posto magari che ha l'aria condizionata che ti porta praticamente in montagna, quando in realtà sei in città con 40 gradi, io la maglietta termica me la metto.
E poi ovviamente la Sì. cosa funzionale della cipolla è che come ti puoi coprire a strati, ti puoi spogliare a strati, in modo Esatto. tale che in base alla temperatura che incontrerai durante l'arco della giornata, hai la possibilità di essere a tuo e di tutelarti. Sì. Senti, a proposito di cipolle, questo ci porta un po' all'argomento delle nostre due chiacchiere di oggi, perché oggi parliamo di cibo! E non un cibo qualsiasi. E non un cibo qualsiasi. Parliamo dei piatti romani Iniziamo da che Roma. hai Dato che citato. abbiamo già parlato di Roma, non Sì. possiamo non parlare della cucina romana. Allora, la cucina romana attualmente ha numerosi, sicuramente primi piatti, però se vogliamo essere proprio veramente precisi, per primi piatti romani, l'arrabbiata probabilmente possiamo dire che è veramente arrabbiata, perché Sì. quando siamo alla cucina romana, ma stessa io, noi pensiamo alla gricia, pensiamo alla carbonara, in calcio d'angolo anche la matriciana, la cacio e pepe, però l'arrabbiata è propriamente romana, mentre le altre sono d'adozione. Quindi la carbonara, se non erro, la abbiamo più o meno dalla seconda guerra mondiale, intorno al 1944. Sì. E la grice viene dai grici, delle persone provenienti dalla Svizzera o dalla Germania, che vivevano nel territorio romano e che non avendo tempo di, diciamo, di cucinare, dati i loro orari lavorativi, preparavano questo piatto che è la gricia, che ha la presenza comunque all'interno di carne, e comunque diciamo che è vicina anche una cacio e pepe. Non è la stessa cosa, perché la cacio Sì, e pepe non presenta carne. non ha la carne, sì, è uno dei piatti vegetariani. Assolutamente. Ehi, ti piacciono queste due chiacchiere? Se non ti sei ancora iscritto al canale, ti invito a farlo e lasciarmi un bel like perché questo aiuta molto il mio lavoro. Grazie E tra l'altro, l'arrabbiata, mi raccomando, mai, mai, mai. Se lo sapete, sono molto contenta. Se non lo sapete, da ora in poi, per favore, non lo fate. Non mettete parmigiano grattugiato sopra. No, perché ammazzate il peperoncino, la parte piccante dell'arrabbiata, che tra l'altro non presenta basilico, ma presenta prezzemolo. Ma per quelli che non conoscono cosa c'è nella pasta all'arrabbiata, puoi raccontarci un po'? Perché io quello che so dell'arrabbiata, a me non mi piace particolarmente perché la trovo un po' troppo piccante, ma so che questo nome proviene dal fatto che appunto è molto, un gusto molto deciso e Vediamo piccante come perché c'è il sai, cosa sai tu peperoncino. dell'arrabbiata. Vediamo. So che c'è il pomodoro e Sì. c'è tanto peperoncino. Sì. E il prezzemolo. E il prezzemolo. Ah, ok. E basta. Basica. Però è un piatto obiettivamente buono. Io personalmente, anche se d'adozione, per me è la carbonara, quindi non Sì. posso dire altrimenti. Certo, non è un piatto che prediligo, però se c'è, mangio, è come se non mangio. E poi vediamo un po' di street food. Carciofi alla giudia. Carciofi Sì, che ne alla romana. Baccalà fritto, questo è d'obbligo. Il baccalà Sì, e il fritto per street pesce. food, sì, è veramente d'obbligo.
Se accostato a qualche bollicina, ancora meglio. Diciamo una sorta di aperitivo. Sarà Ok, che io lo so che lo mangerei a qualsiasi bollicina, ora. Bollicina. bollicina intendi un vino frizzante. Metterei proprio propriamente bollicine, magari, non lo so. Io personalmente vedrei un prosecco, Un prosecco. personalmente. Sì, proprio una bollicina. Sì, Rende un po' ok. più, non lo so, dà quel tocco in più. Poi ovviamente dipende Sì. dai gusti. Bollicina o non bollicina, il baccalà fritto, street food, me lo mangio. Per Sì. strada, camminando, non ho problemi. Mi godo proprio la coccola al palato. E cos'altro? Allora, per quanto riguarda i carciofi alla giudia, che è proprio il mio punto debole, quando vado al ghetto in particolare, la cosa che mi colpisce è che sono anche bellissimi da vedere Sì, perché si è presenta come vero. se fosse un fiore che è È un completamente fiore. aperto, i cui, diciamo, petali in realtà sono come delle chips che scrocchiano proprio tra i denti. E tra l'altro il cuore del carciofo risulta anche molto tenero. All'interno è una magia perché hai Sì. tutte le tipologie di consistenza che possono stuzzicare il palato. Sì. È un must, non si può. Ovviamente, se si odiano i carciofi, comprendo che magari è una tappa è un tipo di cibo da evitare, però anche chi non ama i carciofi, consiglio di fare almeno una volta un tentativo. Tra Sì. l'altro, la particolarità è che non vengono tuffati nell'olio per diventare poi ovviamente fritti in una qualsiasi tipo di, diciamo, di pentola. Sì. Viene utilizzata proprio una, diciamo, una pentola specifica che fa sì che il carciofo non diventi nero, non annerisca. E questa è l'altra peculiarità. Sì. Io personalmente l'ho visto preparare solamente in casa, quindi l'ho visto proprio pulire, aprire e poi venire tuffato, poi lo so proprio Tuffato mangiarlo. nell'olio. Però ho sentito che qualcuno è riuscito proprio a vederlo in qualche magari trattoria, per puro caso è riuscito proprio a vedere la preparazione, perché si vede come una pulizia come a spirale, dove venne proprio aperto il carciofo, che tra l'altro non è un carciofo qualsiasi, ma i carciofi che vengono utilizzati sono le mammole, che sono grandi e tra l'altro hanno la peculiarità di non avere spine. Da provare, Sì. assolutamente. Un altro piatto, parlando di prima, è sicuramente i rigatoni alla pagliata. E vegetariani, mi dispiace, questo non può far per voi, perché viene realizzato oltre vabbè, con i rigatoni, ma con l'intestino tenue del vitello da latte. Mi Eh dispiace. sì. Mi dispiace per i vegetariani, però obiettivamente parlare di cucina romana e non parlare del quinto quarto o ad esempio i fagioli con le cotiche, che quella è un altro must della cucina romana. No, ma infatti non si può parlare di cucina romana senza parlare di tutto l'interiore degli animali. E Qualcosina quindi sì, guanciale, è. però Sì. sempre animale è. Obiettivamente. Sì. Cos'altro? Allora, diciamo che forse questo si avvicina ai vegetariani, però non voglio entrare nel dibattito con pesce o no pesce. Un piatto che da piccolina non volevo neanche vedere lontanamente, ma adesso, quando ho la possibilità di farlo o semplicemente non farlo e mangiarlo, sono più che felice, sono le puntarelle con l'acciuga. Sono praticamente delle germogli di cicoria.
che sono croccantini, hanno un sapore particolare e che vengono poi conditi con una salsetta che viene realizzata con l'olio, con le acciughe e con l'aglio. Non sono un po' amare? Sì, perché la cicoria è appunto Sì, ma un po' amare. superato il primo impatto, poi è Sì, sì, difficile non sì. innamorarsi. Uno deve abituare il palato a Sì, questi gusti. dipende ovviamente da che tipo di alimentazione si fa, che tipo di gusti si hanno. Sì. Sicuramente dipende anche da chi cucina, da come, diciamo, intende, come concepisce l'arrabbiata, perché ovviamente l'arrabbiata può essere estremamente piccante, come Sì, avere sì. un sentore, più che un sentore, di piccante. Quindi Sì, dipende. quello sta ai gusti delle persone. Diciamo che dipende dallo chef, che Sì. sia la mamma chef, la nonna chef, o ancora meglio se sei tu lo chef a Sì. prepararla. In più, rimanendo su anche dei piatti che fanno un po' sorridere, è la bacchia allo scottadito, che è, in sintesi, l'agnello da latte cotto alla brace, ma molto velocemente, quindi è come dire, scottato, e ovviamente non risulta cruda la carne all'interno, questo è, Certo. diciamo, ovvio, e si chiama la scottadito. Perché proprio quando viene mangiato Scottare. con le mani, scotta le dita, le brucia proprio per la Sì. temperatura. Io personalmente sono vorace, mi sacrifico per questo, non è un problema. Mi scotti le dita. Mi scotto. Vale la pena. Mentre si sente molto buono, street food, scusatemi, passo da una parte all'altra perché non riesco a tenere diciamo, un filo. Un filo. Perché ho proprio i piatti che mi dicono: vengo prima io, no, non posso, aspetta, e poi ci Si ritorno. Quindi intrecciano, scusate, sì. magari dopo vi facciamo una sorta di recap in modo tale che avete i piatti in maniera, diciamo, precisa. E tornando a noi, street food, il supplì. Scusatemi, Al in realtà telefono, è la al supplì. telefono. La supplì al telefono, questo l'ho saputo poco tempo dopo essere arrivata a Roma, ed era una signora anziana che era nella pizzeria, perché le supplì si prendono di solito nelle pizzerie al taglio. E quindi mi diceva: "Ah, ho preso la mia supplì, ho dato il morso e poi ho fatto filare." E lei mi ha detto: "Ah, il telefono." E ci ha avuto questa immagine molto, che infatti per quello si chiama, perché poi fila il formaggio, che c'è la mozzarella all'interno, e fila quando la mordi e fa il filo del telefono, per quelli come noi che ci ricordiamo i telefoni con il filo. Sì, è vero. Questa però è una piccola nota Millennial. dolente, Sì. eh. Ovviamente stiamo Ok. dicendo dichiaratamente, proprio in maniera palese, che stiamo invecchiando. Però noi Beh, siamo mangiamo ancora millennials. male. Sì. E sicuramente la supplì è d'obbligo, onestamente. Però essere onesta, tra supplì e fiore di zucca, per me il fiore di zucca. Sì. Proprio quando vado in pizzeria vedo dei fiori di zucca degni di essere chiamati fiori di zucca, Sì. li devo prendere. Posso anche essere piena, posso aver mangiato anche tantissimo, se li vedo e sono belli, io li devo prendere. Ma intendi fiori in pastella Sì, o?
Sono fiori di zucca che poi all'interno ha mozzarella e anche l'acciuga. Allora, L'acciuga, io non sì. sono un amante dell'acciuga, però capita che, come posso dire, non riescano a far sì che il sapore dell'acciuga non sia preponderante. Di conseguenza va semplicemente ad arricchire la sensazione al palato anziché rendere, diciamo, più forte e far notare semplicemente la presenza dell'acciuga. È un po' contorto da spiegare, bisognerebbe provarne due di differenti, cioè, stessa ricetta, stessa tipologia di fiore di zucca, ma con differente, diciamo, percentuale di acciuga. Ovviamente anche lì dipende dai gusti, ma i fiori di zucca per me sono una grande passione. Poi l'ho Io scoperto nella ho poi variante una. napoletana e ho detto: oh mamma mia! Ho L'hai scoperto dove, scusa? scoperto anche la variante napoletana del fiore. Vivo a Napoli, avevo voglia di street food, ho detto: fiori di zucca, vi prego, dove ti trovo? Ho trovato un posto, ho provato il loro fiore di zucca. Ero in paradiso, direttamente in paradiso. Perché viene fatto in maniera differente, ma magari ne parleremo forse in una prossima chiacchierata. Io ho fatto una, poi ho qua, lo metto qua nell'angolo del video, metto un link perché ho fatto un video insegnando come preparare il fiore di zucca in pastella, perché un signore del paese, un contadino, un giorno mi ha regalato dei fiori di zucca che erano bellissimi e mi ha spiegato come farli. E quindi l'ho fatti e ho pensato di fare un video per farvelo vedere, quindi lo trovate qua se vi Sono un po' interessa. fuori dall'argomento, ma quando vedo dei fiori di zucca belli, colori meravigliosi, ampi, io non riesco a resistere alla tentazione di comprarli. Perché lì non li faccio sempre fritti, perché personalmente non amo mangiare spesso i fritti, semplicemente perché mi piace alimentarmi in maniera bilanciata, vita personale. Poi quando esco fuori è difficile È un altro fermarmi. discorso. Sì, proprio non è la stessa persona, sembra di non parlare con la stessa persona. Però effettivamente il tuo zucca è versatile, Certo. veramente versatile. Tornando, adesso andiamo, diciamo, come posso dire, alla pole position, gnocchi alla romana. Non sono i soliti gnocchi. Non sono i soliti, esatto. Sono realizzati con il semolino che viene cotto nel latte e impastato con uova. In più, però, una volta realizzati questi dischetti, viene aggiunto, diciamo, perché sì, viene aggiunto per poi procedere con la granitratinatura, perdonatemi, e viene aggiunto del burro e del parmigiano grattugiato sopra. Questo perché l'obiettivo è quello di andare a realizzare una crosticina bella croccante sopra e in sintesi deliziare il palato. E anche loro sono propriamente detti. E quindi è tutta un'altra ricetta, praticamente altri ingredienti da quello che si conoscono come gli gnocchi, che sono palline fatte con farina e patate. Queste sono più simili, diciamo, a una polenta. Sì. Io però sinceramente quando mangio queste cose, quando vedo sento crosticina e quella forchetta, sento l'effetto della crunch, della crosticina, mi dimentico, proprio rimuovo. Beh, c'è il palato che dice: adesso è il mio momento, non pensare, non analizzare.
quello dopo l'assaggio, e se ci riesci, dopo che hai finito il piatto. Poi, vabbè, i salti in bocca, per quanto riguarda invece i secondi. Sì, anche questo è un nome molto particolare, molto bello, perché proprio salta In in bocca, bocca, attenzione, perché sono talmente togliere lo buoni stuzzicadente. che... Sì, ma togliere lo stuzzicadente. In sintesi, sono fettine di vitello con anche prosciutto crudo e salvia, e anche una parte cremosa. Sono una cosa deliziosa. Tra l'altro, allora, cosa ci manca? I dolci. Il maritozzo. Perché si chiama maritozzo? Il maritozzo è, diciamo, una sorta di panino, Sì. anche se non è veramente un panino, però diciamo che L'idea è quella. l'idea è quella. E si Sì. presenta come spaccato, non completamente, e diciamo riempito, ma veramente riempito, cioè non si vede, Sì. non si può chiudere il Sì. panino. No, uno È una perché cosa sarebbe esagerata. sacrilegio Sì. chiuderlo, perché si perde praticamente il buon 80% del contenuto, perché letteralmente è pieno zeppo di panna. Ma tornando all'inizio, perché si chiama maritozzo? Maritozzo è un vezzeggiativo di marito. E la cosa che a me ha colpito è il fatto che questo dolce veniva dato, diciamo, una sorta come segno d'amore alla fidanzata, alla moglie, con all'interno proprio una sorta di pigno d'amore, quindi c'era all'interno nascosto un anello o un Sì. oggetto prezioso. Dentro alla panna. Sì. Sì, noi adesso per queste cose sono cose, diciamo, più dirette, no? Cioè magari il calice con lo champagne, si trova Certo. l'anello dentro. No, Sì. loro andavano direttamente sulla sostanza. A me questa cosa non dispiace per niente. No. Per quanto io ami Assolutamente. anche deliziare il palato, diciamo, con i drink, con la parte di beverage. Anzi, un'altra mia grande passione. Quindi, per quanto riguarda birre artigianali, degustazioni di vini, gli accostamenti, fare per trovare il giusto equilibrio tra il piatto che Sì. si mangia e con cosa lo si accompagna, proprio dire, per rendere ancora più piacevole l'esperienza di Sì. mangiare. E quindi il maritozzo. Abbiamo già parlato della crostata di pisciole, ricotta, sempre detto. E Sì, poi, questo ne abbiamo parlato nel primo video, se non avete visto il primo video ve lo lascio in descrizione, ve lo lascio anche un link qua dove parliamo di Roma, abbiamo accennato ad altri piatti, però ho ricevuto dei commenti, delle richieste per approfondire un po' la conversazione su Roma e quindi abbiamo pensato parliamo del cibo romano. ah, Ed sì. eccoci qua. Sì, anche perché noi l'abbiamo letteralmente provato. Eh Cioè, sì. è come dire, una parte proprio di noi, proprio nel nostro manuale personale del cibo. Sì. Quindi, per noi è letteralmente un piacere, perché tra l'altro mi sta venendo non fame di più mentre Ma stiamo chi lo dici? parlando. Tra l'altro, Siamo. vi dico soltanto che stiamo facendo questa intervista a mezzogiorno e mezzo, quindi proprio all'ora di iniziare a cucinare. Io tra l'altro scapperò di sotto e mi vado a prendere una pastarella, un dolce, Sì. perché non posso resistere fino a Va pranzo. bene, carissima. Allora, ci sentiamo alla prossima per un'altra chiacchierata su altri argomenti di cibo, di altri posti, di cultura italiana. Se mi dici così, qualcosa in mente ce l'ho. Sì, La mia città d'adozione. perfetto.
Sì, questo per un'altra puntata di queste due chiacchiere. Assolutamente. Va bene, allora ci vediamo presto, andiamo a mangiare. Ciao. Ciao!